Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati in questo nuovo video dal vostro Helix Tony. Oggi siamo su un gioco che mi è stato consigliato dallo stesso che mi aveva consigliato Horror House e tutti gli altri giochi eccetera che ho portato su questo canale. Ma questo gioco è del tutto diverso dai soliti che porto. Questo gioco infatti si può facilmente trovare su Play Store e non su APK, sperando di averlo pronunciato bene. Ed è un gioco sugli zombie, ovviamente con il titolo ve lo mostro, Secret Experiments Mission 1, che è un gioco che sembra molto simile ai giochi della Poison Games, ma è di un'altra casa produttrice, chiamata la DNA Games, che è simile alla Poison Games, è praticamente la stessa cosa. E questo gioco dovrebbe anche essere un po' spaventoso, e quindi ho messo la fotocamera così magari mi vedete cagarmi sotto, ma oltre alla cosa più bella di questo gioco è che se muori ricominci da capo. Sì, infatti ho letto le recensioni di questo gioco e ho scoperto questa cosa. Quindi se io muoio ricomincerò tutto da capo. Vabbè, quindi ragazzi, mi vedrete scherzare, magari non lo completerò, magari o porterò un altro video un altro giorno. Adesso iniziamo. Quindi, Mission 1. Sono stati condotti numerosi esperimenti su soggetti umani negli Stati Uniti, anche illegalmente senza alcun consenso. Vabbè, praticamente sono stati condotti degli esperimenti, ovviamente. Dopo vari esperimenti falliti, vabbè, si sono liberati, cioè non leggiamo del tutto la trama, ma in sintesi sono stati condotti degli esperimenti su pazienti umani senza alcun consenso e senza alcun diritto e quindi hanno fatto un po' di pasticci, hanno diciamo fatto qualcosa di un disastro in poche parole. Ovviamente, come in tutti i film o videogiochi o leggende horror che parlano di esperimenti, va sempre tutto, diciamo, a quel paese. Ecco. Devi trovare 8 siringhe con sangue infetto. Ok. Ah, queste? Ah, qui c'è il loading, quindi bisognerà aspettare. Ok, ragazzi, allora. Quindi siamo qui. Ah, ok. Ah, proprio dormivamo bene qui. Allora, questa era la nostra stanza. Ah, qua ci sono delle scatole. Ah, si possono spostare. Ah, ho capito. Ma allora, quindi. Ah, questo è per cambiare l'arma. Allora forse avrei dovuto evitare di mettere la webcam. Però, vabbè, di mettere la fotocamera. Quindi, allora, dobbiamo abbassarci qui. Ok. Ok, qui c'è un. Ok, non lo guardiamolo questo cadavere. Ok, c'è un cadavere lì. È meglio andarsene via. Qua un po' si lagga un po' qui. Oh, e qui cosa c'è? Un cane? Oddio. Oh, cavolo. Ok, queste sono le siringhe che bisogna prendere. Se me le fa prendere. E dai. Mi scusi signore, ma mi faccia prendere le sussi. Ok, perfetto, ho preso la siringa. Dato che si. Vabbè. Ecco, allora funziona così. Devo abbassarmi per evitare di prendere. Di rallentare, ok. Ok. La miseria, ci sono cadaveri ovunque. Sembra. Quasi di essere in quella canzoncina, in quella canzone dei Korn, Dead Bodies Everywhere, per chi non la conosce. Anche se quella canzone magari potrei tradurla, a meno che non sia già stata tradotta. Ok, questo è decisamente morto. No, bisogna sempre assicurarsi che non ritornino in vita. Ovviamente siamo in un videogioco zombie e le probabilità che i cadaveri ritornino in vita, sono molto alte. Poi magari ti fanno il jumpscare o altre cose varie. Qua si lagga. Beh, almeno abbiamo un'arma, una chiave inglese. Ok. Ok. Qua ci sono degli zombie. Ma non è che. Aspetta, quello lì non ha notato la mia presenza, almeno spero. Ehi, zombino. Ok, oh, ok. Qua ce n'è uno, ce n'è uno. Ok, non mi ha colpito, perfetto.
Ok, qua, infatti ho visto qua delle munizioni, sembrano di un fucile d'assalto. Ok. Oh, lì c'è una siringa, aspetta. No, io volevo saltare per prenderla. E se me la fa prendere. Ciao. Oh, ecco, perfetto. Abbiamo una siringa, quindi due siringhe le abbiamo prese. Ok. Beh, gli zombie non mi fanno danno, meno male. No! Una revolver! Revolver, l'ho pronunciato male, scusate per la grammatica. Ah, qua mi servirebbe un kit medico, cioè qua c'è un kit medico, però per il momento non mi serve perché ho 100 di vita, quindi non credo che serva. Magari nel caso prendessimo danni possiamo andare lì a curarci. Ok, uno zombie ha notato la mia presenza. C'ho la mira da far impallidire un cecchino di Team Fortress 2. Ok. Beh, almeno li puoi uccidere con un solo colpo. Poi non so se andando avanti di livello magari gli zombie diventano più resistenti. Ah, si buggano anche lì gli zombie. Ok, qua c'è un'altra di sì. Saltano anche? Ma vi mi prendete in giro? No, 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 no. Ok, oh no, 60 di vita, allora devo andare subito andare a prendere il kit perché se no muoio. Ah, si rigenera da solo la vita, ma vabbè, prendiamo il kit lo stesso perché non si sa mai, almeno così ci cura completamente. Cioè, gli zombie saltano anche gli zombie, quindi saltano tipo, sono gli zombie di World War Z, saltano... E quello cos'è? Cos'è? Uno zoo? No, è un militare! Aspetta. Non so se era un amico, ma io... Non era di sicuro uno zombie, ma era un militare. Non mi uccidere, zombie. C'ho la mira da far schifo, vabbè. Sono rimasto con pochi colpi. Ok. Vabbè, dai. Intanto richiarichiamo l'arma. Ok, perfetto. A parte che non si vede molto che l'ho ricaricata. Ce n'ho 6, cioè ho 22 ancora, 22 munizioni, perfetto. Quindi. Ma ci sono zombie ovunque, aspetta, devo stare attento a non sprecare munizioni perché sennò non li posso colpire a questa distanza. Ciao. C'ho la mira da far schifo, cioè l'ho già detto prima, faccio impallidire un cecchino di Team Fortress 2. Per quanto la mia mira sia... Ok. Oddio, questi corrono! Questi corrono! Ah! Questi corrono! Sono dei maratoneti! Ciao. Dai, muori! Ok. Ok. Se morivo ricominciavo da capo. Ok. Quanto tempo mi rimane? Vabbè. Vediamo se ci riusciamo. Altrimenti dividiamo il video in parti. Ok, qua c'è uno zombie. Ciao. Almeno è lento, quindi possiamo eliminarlo facilmente. Aspetta, però fatemi cambiare arma. Proviamo con la chiave inglese. Non sarà di utilità, però almeno... Ok, muori. Ok, perfetto. Nice, very nice. Pensavi. Perfetto. Ok, signori miei, perfetto. Ok. Sì, volevo colpire qua, cioè ragazzi, qua abbiamo trovato la fortuna. Qua abbiamo un sacco di munizioni. E abbiamo trovato un M4, un M16, quel che è. Vabbè, proprio nice, very nice. Ah, oh, qua ci sono gli zombie. Quindi bisogna saltare qui. Sarebbe figo sparare. Ok, utile quest'arma. A parte che mi si sto laggando. Perfetto. Abbiamo ancora munizioni. Oh, c'è.
Un soldato lì. Sì, vedo che sono minacciosi, ma... cioè, comunque, sono bravo a non farmi ammazzare. Oh, no, 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 c'è un runner. Ok. Un maratoneta, vabbè, quel che... Oh, cavolo! Vi fanno danni questi! Oh! No, non dirmi che sono morto. No, 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 ragazzi. No, non ci credo. Sono morto. No, ragazzi, ricominciarlo da capo sarà una roba da matti. Allora, io faccio due video, ragazzi. Io rifaccio qui, riprovo da capo. Poi magari se riesco a completare questo gioco, io... cioè magari faccio due video. Quindi io ragazzi fermo qua e ci vediamo per la prossima parte. Ciao dopo.